Siamo in Toscana, sulle colline in provincia di Livorno, per provare il nuovo Kymco Exciting 400, il nuovo scooter realizzato appositamente per il mercato europeo. È la novità più importante della casa taiwanese, un maxi scooter prettamente sportivo, ma che non rinuncia a quelle comodità di tutti i giorni che uno scooter cittadino deve avere. Le linee sono taglienti, a spigolo, che rendono questo due ruote particolarmente aggressivo. A livello di design, il family feeling rispetto alle versioni precedenti è stato mantenuto, ma qui abbiamo un doppio proiettore con luci di posizione a LED e dal posteriore un gruppo faro dotato di tubi luce. Il vano sottosella può ospitare un casco integrale ed è dotato di un'illuminazione a LED. Il motore è il monocilindrico da 400cc G5SC, capace di 35 cavalli a 7000 giri al minuto, SC, dove l'acronimo sta per Supercharged, e vanta una fluidodinamica interna particolarmente curata. Il telaio è stato completamente ridisegnato, le ruote hanno misure di 15 pollici davanti e 14 pollici dietro. A frenare l'Exciting 400 una coppia di dischi all'anteriore ad attacco radiale ed un disco singolo al posteriore. In optional sarà disponibile anche l'ABS a fine anno. La qualità delle plastiche è buona, in sella si ha le spalle protette dall'aria. La spinta del propulsore si fa sentire fino a velocità percorribili sulle strade extraurbane, buono l'allungo. Alla guida le vibrazioni sono scarse ed il comfort è piuttosto buono. La frenata è potente ed ora è anche modulabile. Ed in curva lo scooter corre abbastanza stabile. È davvero un buon prodotto. Già disponibile nelle concessionarie a un prezzo di 5.450 euro. Per la versione con l'ABS bisognerà aspettare comunque fine anno.